amici di SuperJ, eccoci qui con l'appuntamento tradizionale mattutino a colazione. Ringraziamo gli amici dell'Eni Caffè. È tornato a trovarci questa mattina Don Eugenio Merrino, un parroco esplosivo, pieno di idee, di iniziative. Tra poco parleremo ovviamente delle iniziative messe in campo che ci saranno nei prossimi giorni. Abbiamo già parlato del suo libro che ci racconta del Santo Massimiliano Kolbe, in sostanza un libro che mette al centro dell'attenzione questo personaggio che è riuscito a salvare delle vite. Parliamo dei campi di Auschwitz, il campo di Auschwitz, insomma, della Seconda Guerra Mondiale. Però questa mattina vogliamo parlare con Don Eugenio. Intanto buongiorno e ben rivisto. Buongiorno a tutti, sono lieto di essere sempre con voi, grazie del vostro invito e un saluto particolare intanto credo vada fatta all'Emilia Romagna, al presidente Bonaccini, la nostra solidarietà per tutto quello, l'emergenza che stanno vivendo. Un'emergenza davvero particolare per via dell'alluvione. Questa mattina abbiamo letto in una rassegna stampa che tutto quello che sta accadendo in questi giorni in Emilia Romagna può essere paragonato come un terremoto. 9 vittime, 28.000 sfollati, numeri importanti, una economia in ginocchio, perché parliamo di un territorio vocato all'agricoltura, al settore ortofrutticolo, insomma danni ingenti, tant'è che questa mattina il governo italiano dovrebbe già avviare con il Consiglio dei Ministri le procedure per stanziare 1 miliardo per far fronte ai danni. Insomma, come diceva Don Eugenio, la nostra solidarietà al popolo emiliano e romagnolo. Don Eugenio, allora parliamo di un appuntamento che ci sarà il prossimo 17 giugno, un'udienza privata dal Papa. Chi andrà dal Papa? Da chi sarai accompagnato e perché? Allora, diciamo che c'è chi accompagna me, cioè il Vescovo intanto. Allora, in occasione dell'anno berardiano il Papa ci ha concesso un'udienza privata. Cosa significa nello specifico udienza privata? Beh, nell'udienza pubblica ci sono tutti, che è classica udienza il mercoledì a San Pietro. Questa è privata, cioè privata significa che solo per la diocesi Teramo-Atri, dove diversi vettori... Aula Paolo VI. Sì, dentro l'aula Paolo VI, cioè dentro al Vaticano, sì, in sostanza. E ci sono attivati diversi vettori per permettere questo evento, dal nostro in primis chiaramente il nostro vescovo che salutiamo, Monsignor Lorenzo Leuzzi, e poi tutti i vettori sottostanti dall'ufficio comunicazioni, Don Giulio Marcone, a poi tutti i problemi legati al trasporto. E fortunatamente diciamo che abbiamo avuto dei problemi buoni. Quali sono i problemi buoni? È che non abbiamo pullman, non abbiamo più pullman, perché il territorio risponde sempre molto bene a queste richieste, tanto che ci siamo dovuti appoggiare anche a vettori esterni, site nelle regioni limitrofe. Sì. E quale sarà la prima cosa che chiederà al Papa? Io? È un'ottima domanda. Ti posso dire, l'ultima volta che ci siamo incontrati... Quindi hai già avuto modo di incontrare il Papa? Più volte, io ho avuto la fortuna di incontrarlo più volte, di celebrare anche più volte insieme a lui. Poi diciamo è un po' non sono un raccomandato, è la fortuna di chi studia a Roma, inevitabilmente poi ha diciamo queste possibilità che si aprono. Poi tra l'altro io ho fatto un anno ad Assisi, un'altra mia fortuna, e il Gambetti, che all'epoca era praticamente il rettore del santuario, poi è diventato cardinale, nonché proprio parroco di San Pietro, quindi
Filo diretto proprio, filo diretto. Ti senti fortunato sotto questo aspetto? Ma guarda, c'è un mia nonna ti avrebbe detto aiutati che Dio ti aiuta. Ecco, ecco. È sempre un adagio che va di moda, sempre. Molto aiutati. Democristiano, tra l'altro. Aiutati che Dio ti aiuta. Volevo farti una domanda però, perché ci sono state delle polemiche attorno a Papa Francesco sulla mancata benedizione di un animale. Ma intanto diciamo subito che la benedizione è prevista all'interno del benedizionale. Bisognerebbe andare a vedere che cosa è successo nel merito. Di norma, ad esempio, io le faccio. C'è il periodo ben specifico San della, Martino, esatto, o Sant'Antonio Abate, esatto, si fanno quando ci sono le benedizioni proprio nei confronti degli animali. Sì, no? Ora nello specifico bisognerebbe andare a capire un pochino al caso, ma chiaramente i problemi per adesso sono chiaramente ben altri, insomma. Don Eugenio, tu sei parroco di un territorio particolare, no? Di un'area periferica, comunque, dove ci sono tante belle iniziative con attraverso l'oratorio. Recentemente abbiamo ospitato anche il presidente dell'associazione Ciechi, che ci ha parlato di questo appuntamento che si è tenuto alcune settimane fa, cioè insegnare o comunque far capire a chi è vedente il linguaggio Braille. Questa iniziativa che ha avuto un riscontro importante, un successo importante, che ha aperto una finestra, una porta, no? Nei confronti di chi magari è più fortunato, di chi è vedente rispetto a chi purtroppo è nato con una patologia, con questa forma diciamo particolare di invalidità. Allora, sì, è chiaro che in una società sempre più chiamata a essere inclusiva, è chiaro che anche la Chiesa, in modo particolare anche il nostro catechismo, si deve aprire a tutte queste forme. Ad esempio, nel ristrutturare i locali pastorali, no? Abbiamo fatto lo scivolo per disabili, no? Abbiamo pensato insieme a Vida a fargli fare un'esperienza ai nostri ragazzi. Perché? Perché capiterà che avranno degli amici non vedenti o ipovedenti. Ad esempio, io in parrocchia ho degli ipovedenti. Come relazionarsi con loro, cosa vivono loro, ecco, che fargli fare esperienza di questa realtà. In pratica entravano bendati e facevano questa esperienza sensoriale. Cosa significa nel pratico? Molto semplicemente, ad esempio, toccavano un qualcosa e dovevano capire che cos'è, sentivano degli odori o lo scrivere, oppure c'era uno scanner dove veniva messo un foglio e lo scanner, parlando, aveva un microfono, leggeva quello che c'era scritto. Quando mandiamo i nostri saluti a Vito, lui c'ha un programmino nel telefono che gli trasforma il testo in audio. Sì, sì, è vero, ho avuto modo di sentire Vito, che è stato ospite tra le altre cose, in un appuntamento a colazione qualche tempo fa, e ci aveva annunciato, ci aveva illustrato proprio l'iniziativa che si è poi tenuta il 25 e il 26 marzo scorsi. Sì, sì, è andata molto bene, è stata aperta alle classi chiaramente della scuola di Villa Vomano, anche alla presenza poi di alcune autorità abbiamo interloquito particolarmente, e anche alla presenza era quello ormai neoletto sindaco, a cui facciamo anche i nostri saluti, i nostri migliori auguri, al caro Gianguido, che anche in questa occasione è stato presente per parlare ai ragazzi dell'importanza dell'inclusione. 13 maggio scorso, sabato scorso, c'è stata anche una bella iniziativa al santuario di San Gabriele, dunque Isola del Gran Sasso, la giornata della gioventù, in sostanza la possiamo definire così, no?
Allora, diciamo che questo mese mariano è tradizionalmente, da quando c'è la diocesi è governata da Monsignor Leuzzi, in modo particolare dedicata ai giovani. In questo si sono unite due realtà, quella che è stata la festa dei popoli, e ora in due paroline diciamo che cos'è, quella che è la veglia mariana internazionale che si fa ogni anno. Di che cosa si parla? Ecco, torniamo alla questione dell'inclusività di cui si parlava poc'anzi, no? In una realtà che è sempre più multietnica, ormai in Italia quasi un terzo della popolazione praticamente apparenti o non è nata o da altre nazioni. Io l'altro giorno ho battezzato la figlia di due genitori che sono ortodossi, ma hanno deciso di battezzare la figlia nella Chiesa Cattolica, per farvi un esempio, no? Cosa succede? È chiaro che anche la Chiesa in questo deve educare i suoi figli a capire che il mondo è vario, il mondo è vario, è la cosa bella è che poi ogni realtà ha fatto il suo stand. Ecco, ora vi do così degli input, ma giusto per capirci, immaginate lo stand africano, quindi africani che vivono a Teramo in sostanza, loro organizzato proprio dalle parrocchie, per capirci, lì facevano i balli africani, il cibo africano, e quindi c'era la possibilità di comprendere che l'altro, il diverso, non è un nemico, ma è qualcosa da scoprire, da conoscere, e che anche qualcosa che ci può arricchire. Assolutamente. Cioè, in questo hai detto una cosa, le esperienze che possono essere vissute attraverso l'altro che arriva da un paese straniero, l'Africa, l'Asia, piuttosto che l'area diciamo medio orientale e orientale, cioè è un arricchimento per il proprio spirito, ma anche per il proprio bagaglio culturale. Assolutamente. Ecco, mi lanci l'assist per rispondere sostanzialmente a una critica, cioè dici il problema è che se facciamo così perdiamo qualcosa o perdiamo la nostra cultura. No, come hai detto tu, è un arricchimento, cioè un comprendere che in questo mondo non ci siamo solamente noi, ma noi apparteniamo a un grande panorama mondiale, cioè siamo un sasso in mezzo a una spiaggia. Don Eugenio, noi dobbiamo capire questo, che è l'integralismo, il fondamentalismo che crea problemi sempre. Non è l'integrazione, l'integralismo ha un suo significato, l'integrazione ne ha assolutamente un altro. Esatto, in forza di questo poi dopo la mastica, la mistica in questo caso, per cui invece la veglia mariana internazionale cosa è stata? È stato un momento di preghiera con 5 collegamenti internazionali, quindi da posti diversi del pianeta, dove loro pregavano nella loro lingua, come continente, no? Esatto, sono praticamente partecipanti alla GMG, sì, ora non abbiamo i tempi per dilungarci. In sostanza, per capirci, una veglia mariana internazionale, tu inizi l'Ave Maria in croato e io la continuo in italiano, no? Va bene, e questo con dei collegamenti internazionali a tutto il pianeta, anche questo ha dato voce al cuore dei nostri ragazzi, in una battuta, che non siamo i migliori, cioè che non ci siamo solo noi su questo pianeta. Mi torna in mente, io credo che non siamo soli neppure nell'universo, a maggior ragione quindi anche soprattutto qui nel nostro pianeta. Mi tornano in mente anche le parole di Papa Wojtyla, quando diceva che noi dovevamo avere rispetto anche nei confronti delle altre religioni. Esiste un unico Dio, ma esistono anche altre religioni, no? Pensiamo al buddismo, pensiamo anche in India, no? C'è questa cultura religiosa piuttosto varia. Però io ho avuto la fortuna di avere un diploma con l'Università di Pisa in interculture
E meglio di me puoi dare una risposta. No. Voglio dare risposte, io voglio invece. No, no, hai detto una cosa giustissima, nel senso, ripeto, il principio è che nel mondo non ci siamo solamente noi. La questione è come gestisco questo conflitto prima dentro di me e poi con gli altri. Cioè, il problema di fondo di qualsiasi estremismo è pensare di essere il migliore. Esatto, sono assolutamente d'accordo. In realtà non è che c'è il migliore o c'è il peggiore, c'è la persona con la sua storia e la sua cultura. Che cosa succede? Vedete questo conflitto che non vuole finire. Perché non finisce questo conflitto? Questo conflitto, mi riferisco tra Russia e Ucraina, perché se ognuno pensa di essere il migliore... Se ognuno pensa di averne, no? È come se litighi con tua moglie, se fa pace, quando? Se si trova un compromesso, non se uno perde l'altro vince. Secondo te Papa Francesco potrebbe dare l'impulso per trovare la via della pace? Allora guarda, io sicuramente... Sta pensando di andare... Sì, allora io chiaramente chi mi ascolta dice vabbè lui è De Varte, ci sta... Però la verità è che l'unico che non si è mai schierato, cioè non ha mai dato bombe a nessuno, né da una parte né dall'altra, è lui. Cioè la questione di fondo è che forse è l'unico, proprio perché non si è compromesso, che può fare da mediatore. Perché qui qual è il problema di fondo? Problema di fondo, facciamo l'esempio italiano. È chiaro che se noi armiamo l'Ucraina, perché ad esempio è un brevetto svizzero, gliel'ha mandato l'Inghilterra, ma sono questi antidroni, questi droni sono stati fabbricati in Italia a poca distanza da Roma. Cioè, a dimostrazione che abbiamo anche delle capacità belliche, ingegneristiche non indifferenti. Ma il problema è che se io gli do le armi non mi metto nelle condizioni di fare una proposta di pace. Il problema di fondo è questo, la questione non è li armiamo o non li armiamo, il problema è come possiamo aiutare l'Ucraina. Il Papa in questo senso è il miglior interlocutore possibile, perché la Cina, di cui si parla tantissimo, ha degli interessi economici, tanto che ha migliorato il suo export verso la Russia. Però io a proposito della Cina volevo dire questo, che è vero che la Cina ha migliorato il suo export verso la Russia, ma dobbiamo anche comprendere che la Cina ha un interesse verso l'Europa, perché abbiamo anche una comunità cinese molto importante in Europa, non dico solo in Italia, in Europa in generale. Perdere il mercato europeo per la Cina sarebbe anche qualcosa di pesante, tant'è che il governo cinese sta cercando di trovare una via per far dialogare Ucraina e Russia. È chiaro, però vedi, il problema è lì, sempre lì, cioè ci sono degli interessi sempre in ballo, sia da una parte che da un'altra, sì, per sì. Cui si trova anche lì, diventa difficile calibrare il tiro. Invece un'entità morale come quella del Papa, come quella della Chiesa Cattolica, che non ha armato nessuno, che non è l'unica che può dire guardate, io non guadagno in termini proprio economici nulla, siccome sono il successore di Pietro ed essendo cristiano, va bene, io mi interessa farvi far pace. Speriamo insomma che si possa trovare una via, magari l'incontro tra la strada e l'uva. Il Papa Francesco e anche il Kirill, credo si chiami, il e quello è un altro problema, il Pope, perché poi il Kirill si è schierato direttamente con la Russia, ha detto che questa guerra sarebbe giusta, quella è un'affermazione un po' pesante, gravissimo. Da un'entità morale non ci si aspetta una dichiarazione del genere, no? Diciamo però anche una cosa su questo, che l'altro giorno, di martedì, è stato intervistato un altro patriarca ortodosso che invece è andato contro Kirill. Cioè il problema è sempre lo stesso sostanzialmente. Kirill Kirill è fortemente politicizzato, e se Kirill avesse detto il contrario avrebbe fatto la fine di nostro Signore Gesù Cristo. Va bene.
che è una scelta, può perché darsi che lui... di alcuni diciamo così oligarchi russi che anche qui io sarò di parte, però do un cenno storico su questo se sì. mi è concesso, certo. Mentre Kirill si è per nella migliore delle ipotesi per paura si è schierato con Putin, Pio XII durante la seconda guerra mondiale, quando Hitler voleva invadere il Vaticano, scrive una lettera dove dice: se mi rapi, io resto in Vaticano, se mi, se mi vogliono mi vengono a prendere e mi uccidono, e se io esco da queste mura io mi dimetto ipso facto, cioè la lettera, sì, sì, sì. Okay, e tranquillamente i cardinali eleggono un altro papa. Cioè, la figura di Pio XII è stata anche valutata nel tempo, perché fu detto che Pio XII fu il papa che non si schierò a tutela degli ebrei, eccetera. Che non è vero. E non è vero, perché sappiamo che nel Vaticano, nelle chiese italiane, nascosti nel gli Vaticano ebrei. Furono accolti gli ebrei e salvati. Questa è storia, questo sì, è storico, assolutamente, che è emerso poi negli anni a seguire. Assolutamente, su questo se vuoi potremmo fare un incontro proprio ad hoc, vi porto proprio le documentazioni desegretate dalla Santa Sede, i documenti venivano fatti, i documenti falsi per gli ebrei, sì, sì, ad Assisi, sì, sì. Dove con la bici alcuni ciclisti, tra cui uno famosissimo, va bene, li nascondevano nelle tubature praticamente della bicicletta, nel telaio della bicicletta, praticamente per poi portarli ad Assisi. Da Assisi a Roma, e questi venivano registrati praticamente come dei monaci o delle suore e stavano dentro, nascosti dentro i monasteri. Comunque, bella chiacchierata, abbiamo ancora alcuni minuti in tua compagnia. Volevo parlare invece delle iniziative che hanno interessato il quartiere di Forcella, la contrada, la frazione di Forcella. Sì, l'amministrazione comunale in comunione con presentando questo progetto alla cittadinanza di riqualificazione del territorio ha stanziato diverse migliaia di euro in generale sul territorio, dal nuovo possiamo dire quasi stadio a Giulianova, perché verrà un campo veramente bello, grande. Ora vado a memoria, non voglio dire una sciocchezza, credo uno stanziamento di 600.000 euro, più o meno sono quelle, se non vado a memoria. E invece il ripiattellamento, quindi il rifacimento di tutto il manto stradale in San Pietrini, con un sacrato fronte chiesa in porfido, devo dire un bel progetto di riqualificazione del territorio in cui l'amministrazione comunale in questo si è prodigata, a cui facciamo i nostri auguri, e mi piace dedicargli una frase del nostro Massimiliano Kolbe, ormai nostro se possiamo, e dice: solo l'amore crea. Nella misura in cui più amerete questo territorio, più creerete cose belle, perché appunto solo l'amore crea. D'altronde anche i bambini nascono dall'amore. Una frase che tra l'altro abbiamo anche esaminato, affrontato, sviscerato nel precedente appuntamento, esatto, di qualche mese fa. Davvero, solo l'amore crea, come ricordava appunto Don Eugenio, e dall'amore nascono anche i bambini. Il significato importante, l'amore verso gli altri anche, no? Dare, donare, aiutare soprattutto in un momento di grande difficoltà. Sappiamo che nei nostri comuni, nei comuni teramani, ci sono tanti cittadini ucraini che in questo momento vengono aiutati, hanno bisogno, ci sono situazioni anche drammatiche, difficili, di gente che deve lasciare le strutture ricettive, sì, perché sono in arrivo i turisti e adesso si ritrova senza possibilità di essere accolta. Le parrocchie da questo punto di vista credo che svolgano una funzione, un ruolo importantissimo. Assolutamente, su questo, e mi permetto di ringraziare e salutare il mio amico e confratello Don Enzo Manes, che è il direttore della Caritas. La Caritas sta agendo in prima linea. Noi proprio nel Teramano abbiamo accolto diverse realtà, le abbiamo sostenute, oltre a mandare, ecco, vedi il discorso dell'inclusione, ad esempio
tramite un'associazione evangelica, pensa, no? Abbiamo quindi Chiesa Cattolica e Chiesa Evangelica insieme, abbiamo raccolto dei vestiti e del cibo per mandarli in Ucraina. Quando si mettono in campo queste iniziative e si uniscono le forze, ecco qua i risultati. Perché solo l'amore crea. Sono risultati importanti al di là dell'istituzione ufficiale determinata, come può essere la Chiesa Cattolica, la Chiesa Evangelica, quella ortodossa, eccetera. In questi casi è necessario mettere in campo. Quelle sono discussioni che si possono fare solo a tavolino, quando non ci sono problemi. Per ragionare sulle virgole della fede, le chiamo io, ok, così simpaticamente. La grandezza di prima dicevi di Giovanni Paolo VI, San Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II, sì. È stata proprio questo, è che questo Papa in grande continuità con Giovanni Paolo II ha portato avanti. Vediamo tutti i sinodi, no? Nelle aree più praticamente limitrofe, dalla fine del mondo, direbbe lui. Su questo pianeta non ci siamo solo noi. E non siamo i migliori, non esiste il migliore, esiste la persona con la sua storia. Storia, se vogliamo tornare indietro nel tempo, nell'anno 1000, se pensiamo alla Chiesa di quel periodo, alle crociate, anche la Chiesa Cattolica ha i suoi peccati, che nel tempo insomma ha cercato di ripulire, soprattutto gli ultimi papi, mi permetto di dire. Sì, è importante però, Carolino, anche queste questioni, ora per pochezza di tempo sì, non posso. Siamo agli sgoccioli. Contestualizzare il periodo e comprendere che tipo di cultura perfino popolare. Ma io sono assolutamente d'accordo. Esisteva in quel momento. Cioè per mia nonna tantissime cose erano normali e sono cose che, come dopo il matrimonio stendere i vestiti o i lenzuoli, no? Cose che per noi oggi sono assurde. Ecco, in quel momento si viveva, e poi voglio dire, ci sono storici di spessore che dicono che probabilmente se la Chiesa nella storia non avesse giocato questo ruolo, visto che siamo proprio al confine, faccio un esempio, ad esempio con la Turca, le nostre amiche oggi, sorelle italiane, ad esempio avrebbero il burka. Parliamo okay? Insomma del periodo in cui i Mori, i famosi Mori ottomani, no? Voglio dire, può darsi che se fossimo stati a maggioranza musulmana adesso avremmo avuto altri tipi di problemi, allora ecco. Tutto va contestualizzato. Capisci? Dimmi una cosa, abbiamo ancora un paio di minuti, quali saranno i prossimi impegni tuoi? Visto che sei molto attivo. Allora, diciamo che a breve avrete una bella notizia, Dio piacendo te ne verrò a parlare. Ancora non possiamo. Non possiamo, però io già so qualcosa. Ecco, sì, non possiamo. Una iniziativa molto molto importante, bella, davvero molto bella. E poi chiaramente c'è di aiuto, sia chiaro, aiuto e di sostegno. Assolutamente. Poi c'è questa realtà molto bella che sicuramente è sempre più da scoprire, che è quella dell'intercultura, della conoscenza degli altri popoli. Io ad esempio ora a Pasqua ho ospitato due sacerdoti che venivano dal Camerun. No, pensa, li ho chiamati e ho detto guarda, perché è bello che il territorio faccia questo tipo di esperienza. E poi ora non mi fare, non so se questa la posso dire, il mio editore mi picchia. No, la possiamo dire. Sul libro. Diciamo che nel 2024 ci potrebbe essere qualche altra sorpresa. Anche parleremo di un altro santo? Non lo posso dire. Però stai già lavorando. Mi uccide, il mio editore mi uccide. Comunque, bene, parlare con te. Cioè, davvero il tempo vola perché sei un vulcano, hai tante iniziative in mente, molte vengono portate avanti, altre verranno messe, come dire, nel semenzaio con calma. Facciamo gli auguri anche agli amici interisti.
Io non sono interista. Io ma sì. Non facciamo gli auguri. Lo so, l'ho detto apposta. Già avete vinto, però. Noi abbiamo stravinto. A questo punto già avete vinto. Eravamo fuori ai gironi e ci ritroviamo a Istanbul, nell'antica Costantinopoli. Esatto, no? Te l'ho lanciato io l'assist. La capitale dell'impero bizantino. Come no? Come no? Anche lì, grande storia. Sì, che fu causa anche in fondo del primo scisma della storia. Con la Chiesa ortodossa, perché nel cadere l'impero romano il vescovo di Roma, avendo praticamente meno forza, se vogliamo così, politica, quello di Costantinopoli diventa quello, oggi diremmo il patriarca, e politicamente assisteremo così al primo scisma della storia. Bisanzio. Esatto. Sì, si racconta anche una storia. Poi se non vado errato, Istanbul ha avuto anche il nome di Nova Roma, se non vado errato. Sì, perché proprio per quello che ti dicevo, perché cadendo l'impero romano, in sostanza il centro praticamente cristiano per un determinato periodo, ora i teologi mi spareranno per quello che sto dicendo, perché per loro Roma sempre, indubbiamente, d'accordo, parliamo chiaramente da un punto di vista geopolitico, mi sto riferendo, non teologico, va bene, da un punto di vista geopolitico Costantinopoli è l'unica che acquista chiaramente maggior visione rispetto in quel momento specifico della caduta dell'impero. Parliamo comunque di una storia straordinaria, davvero molto molto interessante. Abbiamo 2000 anni. 2000 anni, ma parliamo, pensiamo anche che i bizantini li avevamo dalle nostre parti, avevamo proprio le domus è un termine romano, però avevamo le case proprio dei bizantini lungo la costa adriatica teramana. Sono state scoperte in realtà legate a quel periodo. Don Eugenio, io ti ringrazio per questa chiacchierata, attendo ovviamente l'ufficialità dell'altra iniziativa che ha a che fare in qualche maniera, possiamo dire, con l'università, lo posso dire? No, non lo possiamo dire, però ci ritroveremo più in là, magari ospite anche un altro contenitore, da Dorotea Mazzetta, chissà, e Veronica Fiorà. Come no, volentieri. Mattina. Io vi ringrazio, i nostri telespettatori, ringrazio Cristian De Luca in regia, Fabio Fedeli alla camera, Don Eugenio, è stato un piacere ritrovarsi. Grazie. Ti auguro una buona giornata. Grazie. Tra poco alle 10:30 l'appuntamento con Dov'è Mattina. Buona giornata.